Salutiamo Roberto Tardani, dottor Roberto Tardani, sindaco di Rionato e medico di base. Lo salutiamo volentieri anche perché sappiamo che da pochi giorni ha fatto il richiamo del vaccino, quindi possiamo chiedere direttamente a lui. Sorride, quindi vuol dire che va tutto bene, dottore. Vabbè, quello sì, sai, le preoccupazioni che c'erano nei mesi precedenti, io non le ho mai avute sul dato di vaccinarsi, degli effetti della vaccinazione. Devo dire, io sono un esempio vivente, ho fatto il richiamo lunedì, teoricamente tra 10 giorni dovrei avere una quantità di anticorpi che dovrebbe garantirmi la protezione dal Covid, però ho visto anche tutti gli altri colleghi che insieme a me hanno fatto il vaccino. Devo dire che sostanzialmente, a parte qualche dolore nel punto di inoculazione del vaccino nel braccio, ma che essenzialmente a volte è legato al fatto che se te lo fanno un po' troppo basso sul muscolo, dà meno fastidio, più alto e dovrebbe essere a 3 centimetri dall'apice della spalla dove c'è più muscolo, normalmente grandi problemi non ce ne sono, quindi è come una vaccinazione normale. Devo dire che oggi poi ho avuto conferma che, ad esempio, sul nostro territorio, sì, i miei colleghi medici di base, gli infermieri, moltissimi, tutti vaccinati, hanno completato anche le vaccinazioni presso la RSA, quindi tutti quanti, diciamo, i degenti, anche gli operatori, sono tutti vaccinati, anche i volontari. Quindi pian pianino, diciamo, ci stiamo, anche i volontari di guardia emergenza, tutte le strutture di volontari della sanità sono stati già vaccinati ad Desenzano. Quindi stiamo andando avanti. Abbiamo adesso il problema sul richiamo per quello che c'è, perché voi avete, in questi giorni sapete che Pfizer ha ridotto l'apporto, e mi dicevano già all'ospedale civile lunedì che erano arrivati quasi il 40% in meno di vaccini da Pfizer, e quindi devono rimodulare tutta l'idea della vaccinazione proprio per garantire il richiamo alle persone che hanno già fatto la prima dose. Quindi siamo ancora in una condizione di stand-by, soprattutto per capire anche quando avremo la possibilità di avere i vaccini per poter iniziare la vaccinazione delle altre categorie. Normalmente le altre categorie ancora non sono state definite ampiamente, però si parlava già da tempo che dovrebbero essere gli ultra ottantenni e poi i fragili. Però in questo momento qualsiasi ragionamento è ancora a livello empirico, perché bisogna avere la garanzia dell'arrivo del vaccino. Ecco, tu sei andato a fare questo vaccino a Brescia, poi ritornando al discorso del dolore, anche quando si fanno i vaccini antinfluenzali, il dolore alla spalla un pochettino si sente, lo dico per diretta esperienza, quindi Sì, saranno no, nel poche ore. senso non ci sono controindicazioni in senso assoluto, quindi di effetti negativi oggettivamente non ce ne sono, se non quelli che normalmente legati all'inoculazione di un vaccino. Però l'importante è che si possa, perché questo ci aiuta a uscire un po' da questa condizione, dove noi siamo ancora purtroppo realisticamente con i piedi piantati dentro, perché ieri sera, dopo tanto tempo, ho dovuto tristemente annunciare un altro decesso nel mio comune, per cui siamo arrivati a 28, abbiamo ancora un numero abbastanza elevato di cittadini, circa 10, che sono ricoverati in ospedale. Ragioniamo sempre comunque di una serie di positività aumentate, sono tutte positività ancora all'interno di nuclei familiari dove prevalentemente non ci sono condizioni di gravità, ma come mai ripeto tante volte, se vengono diciamo a contatto con anziani o con fragili, è chiaro che dopo lì c'è la criticità maggiore, è quella, perché fortunatamente per i giovani la cosa si risolve, però siamo ancora, diciamo, realisticamente dentro. Però il fatto che si comincino le vaccinazioni ci indica una strada e quindi ci porta a resistere. Devo dire che lo faccio come riflessione personale, è molto dura, perché già i mesi stanno passando e c'è questa difficoltà psicologica ad accettare queste condizioni, questa tensione, questa emotività. Ci aggiungo questo peggioramento delle condizioni economiche che stanno mettendo sempre più in difficoltà tantissime famiglie, e quindi a volte anch'io come medico mi sento dire alcuni pazienti che sono più preoccupati per il rischio che hanno concreto di non farcela mantenere la loro famiglia, quasi quasi che prendere il Covid. Quindi questo si sta facendo sempre più avanti. È chiaro che logora molto
tutti, dagli adolescenti che sono più in difficoltà, dai bambini, quindi questa condizione si sta davvero aggravando, però dobbiamo avere la capacità di resistere, di pensare in futuro, il superamento di questo dato, e le vaccinazioni ci danno conforto in questa prospettiva. Ecco, tu hai toccato l'argomento di persone che fanno, di gruppi familiari, di aziende che fanno fatica a far quadrare i bilanci. Il comune di Lonato, la tua amministrazione, cosa sta facendo in questo settore? Ricordiamo che tra l'altro Lonato è un paese turistico, Lonato del Garda. Proprio l'altro giorno la regione Lombardia, l'assessore al turismo, Magoni, ha chiesto la crisi sul settore turistico, cioè insomma, le cose sono abbastanza serie, come dicevi tu, il Covid o economia. Vabbè, è chiaro che la serietà la avvertiamo. Noi abbiamo utilizzato i fondi governativi delle zone rosse per fare tutta una serie di operazioni legate al fatto dell'assistenza di buon pasto, dell'aiuto per gli affitti, tutta una serie di investimenti. Poi noi avevamo già destinato una quota parte di questi fondi arrivati, 100.000 euro, per fare un nostro bando come comune per andare incontro alle partite IVA e codice Ateco che hanno avuto difficoltà. Siamo pronti perché penso scadevano il 15 di dicembre la richiesta di fare queste domande. Mi dicono che sono arrivate 110 domande, gli uffici stanno completando la selezione e per il lunedì pensiamo di riuscire a finanziare con un contributo. Lo ribadisco, noi sappiamo che non è un'entità economica importante, però il massimo che il comune ha potuto investire in questo settore, gli daremo quindi a 800 euro per ogni domanda che è venuta. Poi noi abbiamo collaborato al bando regionale, mi dicono che anche sono arrivati fondi, chiaramente sono tutti fondi minoritari, stiamo lavorando anche per la riduzione dei rattari, soprattutto ai codici Ateco che hanno avuto delle condizioni assolutamente negative da questa pandemia per la loro chiusura. Quindi noi cerchiamo di essere vicini, però è indubbio che la difficoltà economica di tante attività, basta pensare alla ristorazione, basta pensare all'alberghiera, ai bar o meno, la difficoltà è importante, quindi anche i fondi che vengono messi a disposizione chiaramente sono qualcosa di ridotto. Chi riesce a gestire? Ne parlavo ieri con una proprietà di una nota trattoria. Noi abbiamo, sai, sul nostro territorio, in ogni frazione, abbiamo delle trattorie storiche e loro sono davvero con l'acqua alla gola, ma la battuta era fortunatamente sono proprietari dei muri, hanno una conduzione familiare, quelli soffrono e ancora resistono, ma chi deve pagare un affitto, chi deve pagare un mutuo, chi ha personale in questo momento in una difficoltà estrema e devastante, bisogna che davvero non tanto i comuni, ma soprattutto regione e governo provveda a ristorare queste condizioni, anche perché non penso proprio che questa stagione che arriverà estiva riporterà i turisti. Se uno pensa che il nostro lago di Garda ha valore aggiunto dell'80% di turismo straniero che porta, quindi noi olandesi e tedeschi non penso che per il 2021 li vedremo tornare, e quindi dobbiamo pensare che la condizione si aggraverà, non è che usciremo dalla condizione economica a breve, e questo comporterà ulteriori difficoltà per le famiglie e per chi non hai il lavoro. Sindaco, l'anno scorso, anzi sì, l'anno scorso, in questo periodo, 21 gennaio, si chiedeva al sindaco di Lonato il bilancio della fiera. Quest'anno il bilancio della fiera possiamo chiedere lo stesso, soprattutto chiedere le previsioni per questa fiera che è stata sospesa, ovviamente come ormai risaputo, la benedizione degli animali non si è potuta fare, insomma le nostre tradizioni non sono state annullate da quanto ho sentito, ma solo rinviate, è vero? Beh, diciamo, devo dire che oggettivamente, l'ho detto sabato scorso, che era anche una bellissima giornata di sole, mi era venuta Oltretutto. davvero un po' di magone e amarezza perché pensavo, pensa, una giornata stupenda, quindi inauguriamo la fiera, chissà quanta gente ci sarebbe stata nelle vie, nella fiera o meno, e invece ci dovevamo accontentare del fatto che anche parlando con il parroco abbiamo dovuto fare una benedizione di animali, una cerimonia molto bella di cui ringrazio sempre i nostri parroci dalla chiesa di Sant'Antonio, però via,
via web, sempre tramite un filmato e non direttamente. E l'altra cosa che è stata condivisa da tutto il comitato Fiera, dove noi cerchiamo di pensare, abbiamo chiesto a Regione Lombardia di posticipare la data col riconoscimento per quest'anno, non tanto a gennaio, ma per fine giugno, nella speranza che ci siano le condizioni che ci possono permettere per quest'anno, siccome poi San Giovanni Battista, che è il nostro patrono, è di giovedì, di riuscire magari a fare dal giovedì alla domenica una serie di giorni che possono riportare quantomeno per quest'anno la tradizione in quella data lì. Chiaro che tutto dipenderà dalle condizioni e se la pandemia ci permetterà di poter fare eventi di questo tipo. Però quantomeno devo dire che abbiamo capito ancora di più di questa mancanza, quanto sia importante, quanto sia radicata, quanto sia viva e vissuta ancora la fiera di Sant'Antonio, che indubbiamente è un qualcosa che non è solo un fiore all'occhiello per il numero di visitatori, però siccome noi tradizionalmente abbiamo una economia, una cultura contadina, rurale, donato ancora il suo territorio a questa base, il fatto di avere questa possibilità di essere così legati e di poter vedere di fare la stessa manifestazione in forma ridotta, ma comunque durante la fine di giugno. Sindaco, sai che io ho sempre i miei pallini e uno di questi è il centro sportivo che state cercando di realizzare con la Ferrari. L'altro giorno, pochi giorni fa, abbiamo sentito il Giuseppe Pasini, quale si è detto anche entusiasta di questa iniziativa, mi sembra anche così propenso a svilupparla ulteriormente. E poi l'altra è quella che riguarda quel polo museale o di ritrovo che dicevi nelle scu vecchie scuole di Maguzzano con il museo dell'arte contadina o qualcosa del genere. A che punto siamo? Allora, tieni conto che, come sempre, c'è la necessità dal punto di vista della pubblica amministrazione di formare degli altri. Noi abbiamo trovato, penso, un accordo concreto, l'avevamo stipulato prima con Feralpi in questo indirizzo. Abbiamo studiato un progetto. Questo progetto prevede l'intervento del comune che deve fare due campi da calcio con la tribuna, è una tribuna rispetto a questo, l'importo è di 1.600.000 euro, compresa IVA. Prima noi avevamo cercato di vedere se riusciamo a fare questo in partenariato, adesso l'accordo prevede, e lo mettiamo a bilancio, nel senso che noi approveremo il piano triennale delle opere la prossima settimana, poi andrà a bilancio entro il 31 marzo, noi posteremo a bilancio 1.600.000 euro per poter partire quest'anno per la quota che riguarda il comune. Poi, nell'accordo che abbiamo con Feralpi e con Engi, dovrebbe essere completata l'altra porzione, diciamo. E la mia speranza, che però è una speranza concreta, è che ci sia davvero la possibilità non solo di fare i campi di calcio, ma di fare anche una piscina coperta. E quindi in cui il comune manterrà questo dato. E quindi diciamo, il passo ulteriore è che lo mettiamo nel piano delle opere e mettiamo a bilancio questo finanziamento. Quindi dovremo avere la possibilità di partire economicamente, concretamente, per quanto riguarda la nostra parte già quest'anno. Per quanto Per quanto riguarda. riguarda invece Maguzzano, abbiamo già predisposto un progetto che abbiamo presentato per la ristrutturazione parziale per un importo di circa 280.000 euro della scuola di Maguzzano, sempre rivolta a questa, e nel bilancio di previsione di quest'anno mettiamo altri 400.000 euro che possono essere destinati a questo. Anche di questo io sono molto fiducioso che dovremmo avere questa possibilità di avere finanziamenti. Adesso sono appena usciti due bandi per noi importanti, perché sono dei bandi sui centri storici e sul recupero urbano di spazi dismessi. Ci sono molti fondi a disposizione, abbiamo già tanti progetti pronti, compreso quello di Maguzzano, per poter avere ulteriori contributi. Quindi anche in questo davvero non stiamo ragionando di un libro dei sogni, ma di cose concrete. Sindaco, ultima domanda riguarda la raccolta della terza urbana. Mi sembra di aver visto da qualche parte che il comune, cioè il servizio,
contemplerà nel prossimo futuro anche la raccolta di materiali inerti, di quel materiale che di solito bisognava prendere e portare in discarica, è vero? Non lo stiamo valutando, adesso so che è in corso una trattativa, si sono giusto visti ieri con Garda 1, che è il nostro ente gestore, non posso darti conferma assoluta, però ci stiamo lavorando. La posso chiedere al dottor Bocchio settimana prossima, quando avremo un incontro Skype, faremo questa domanda a trabocchetto se ci porta via No, so che si anche le sono cose incontrati, no, ingombranti. so che si sono incontrati ieri mattina i dirigenti proprio in Garda 1, quindi stanno lavorando anche in questo dato. Bene, il livello delle scuole sa, come funziona? Beh, il livello delle scuole, se mi è venuto il classico raspino da gola da dottore, ci vorrebbe la caramella. La Ecco. scuola, adesso vengono appaltati gli ampliamenti delle scuole di Tarello per quasi 2 milioni di euro e comincerà a settembre i lavori. Per il resto tutto quanto è abbastanza nella norma. Bene, ti lasciamo mangiare la caramella così ti passa la tosse. Ti ringraziamo, ringraziamo il sindaco di Onato, dottor Roberto Tardani, sindaco e medico. Queste notizie. Attendiamo le ultime notizie che ti darai fra poco della situazione odierna nel nostro territorio, nel territorio comune di Onato. Speriamo che sia meglio di quella di ieri. E come diciamo, come dici sempre in questi tuoi appuntamenti, distanza, mascherine, lavarsi le mani e soprattutto stare a casa. Salutiamo il Assolutamente, sindaco. vedo che la lezione l'hai imparata bene, sono contento, dai. Perfetto, grazie, buona serata a tutti. Mi devo preparare per poter parlare assieme. Diamo appuntamento fra un paio di settimane, così vediamo un po' la situazione, come sta Forse andando. sappiamo qualcosa in più sulle vaccinazioni in base alle informazioni che ci arrivano. Ecco, a proposito, ultima domanda. Vaccinazioni le farete, queste del virus, voi medici negli vostri ambulatori, oppure bisognerà andare, Lo non sai, so. anche l'adesione ai medici di generale è un'adesione volontaria, stabilire chi sarà l'ente vaccinatore, però sicuramente da parte mia penso proprio che utilizzeremo e daremo la disponibilità del comune, chi sarà l'ente vaccinatore, di fare la paratia dello sport, perché bisogna fare le vaccinazioni in massima sicurezza, non possiamo fare condizioni diverse di quelle che abbiamo fatto per l'antinfluenzale. L'organizzazione del Palazzetto dello Sport si presta, devo dire, in maniera ottimale al distanziamento e alla sicurezza. Bene, grazie Sindaco, arrivederci, buona Niente, grazie a serata. te di nuovo. Buona serata.